played. I started that edition of the festival with a solo piano set, and then the following concert was yours, and it was some 30 years ago. 81. 30 years ago, in 81, yes. Solo. Antonio Farò l'ho sentito la prima volta quando io ero un adolescente e lui aveva i calzoni corti e si vedeva un ragazzino che suonava al piano e dicevi: strano, non è Herbie Hancock, chi sta suonando? Era lui a 13 anni. Da lì in poi è cresciuto, è diventato un musicista tra i più importanti sul piano del pianoforte internazionale, però con una cifra molto precisa. Quello che colpisce di Farò è il fatto che riesca a suonare frasi molto complesse con una chiarezza melodica unica. Ascoltate la mano destra di Farò. Sempre la melodia è disegnata e scolpita in un modo chiaro, coinvolgente. Utilizza dei ritmi particolari perché il suo modo di suonare è ritmicamente impressionante. Sembra rallentare, ma in realtà è perché dilata le figure ritmiche che suona. Sembra accelerare, ma in realtà è perché le contrae, queste figure ritmiche. Oppure incrocia due ritmi differenti e li inserisce all'interno di un discorso collettivo. Thank you.
Allez, 1, 2, 3, 4.